Sono ad un passo da Piazza San Marco, un'oasi verde in pieno centro storico in riva alla laguna, un luogo magico per i veneziani, da troppo tempo abbandonato quasi a se stesso, lasciato in una dimensione da giardino pubblico di una brutta periferia. Finalmente un progetto per il recupero dal pergolato di Glicini, ma anche del padiglione Santi, grazioso palazzetto neoclassico che tornerà ad essere la coffee house dei giardini reali come nell'Ottocento. Un intervento reso possibile dall'accordo firmato da Venice Garden Foundation Onlus, il demanio proprietario dei giardini e il comune per gestirlo e manutentarlo per i prossimi 19 anni. Partner del recupero, che costerà 5 milioni di euro, sarà Assicurazioni Generali, che mette a disposizione 2 milioni e mezzo di euro. Un impegno che poi successivamente si estenderà anche al ripristino delle procuratie vecchie. Abbiamo voglia di ridare vita a questa area marciana, quindi una vita lavorativa, una vita sociale. Vogliamo promuovere attività culturale e sociale per dare una vita al di là del turismo su questa bellissima piazza San Marco e in questi giardini. Tutto è possibile grazie all'Arbonus? L'Arbonus è molto importante, sicuramente, come l'ho detto, è un modo molto efficace di incentivare gli interventi privati per i beni culturali, e in questo paese che ha il patrimonio storico, culturale, artistico più importante del mondo, senza questi interventi privati è difficile mantenere questo patrimonio. Sono contento, insomma, che si possa recuperare questo spazio. Ricordiamo che tutte le persone che lavorano qua e che hanno dato un contributo in silenzio, ovviamente, di accordo. Dicevo, ringraziato i gondolieri, perché con loro dovremmo decidere un po' come gestire il ponte, che voi ben capite, essendo un ponte che si apre e si chiude, va messo. Sono tutte piccole cose che però servono per poi poter gestire bene tutta quest'area. Me li immagino meravigliosi, rigogliosi, dove tutti i veneziani torneranno felici a giocare con i loro figli come facevano una volta. In realtà noi abbiamo deciso di restaurare questi giardini per loro, perché quando io li incontravo e dicevo ma i giardini reali, loro mi dicevano non ci andiamo più, siamo disperati, ci andavamo sempre e adesso ci ritorneranno. È veramente un regalo che noi vogliamo fare ai veneziani, al mondo, ma ai veneziani. I cantieri saranno aperti a breve, ci vorranno 18 mesi per ultimare i lavori. Sarà un recupero filologico all'insegna della semplicità e della sobrietà.